Gabriele Sebastiani, Doro Salvatore, Anastasia Corrado, Rosa Sebastiani, Corona Corrado, Giannone Salvatore, Agricola Massa, Gianni Corrado, Lundo Salvatore, Liberisco Salvatore, Cristiano Santo, Bruno Roberto, Lupo Santo, Rossano Patrizia, Fulgia Giuseppe, Lunza Giuseppe, e domani Giuseppe, Terzo sedute valida 14 presenti 6 assenti. Passiamo al primo punto dell'ordine del giorno, nomina scrutatore articolo 186 dell'ordine di lettura e promozione per quale precedenti scrutatore Lunza, Tripoli e Terzo. Che d'accordo sia seduto, che controllo sia approvato. Lo leggiamo, lo cerco come al solito, se c'è qualcuno che vuole essere letto il contenuto lo leggiamo. Verbale numero 67 del 4/12/2012, per disposizione delle necessarie misure collettive in riferimento a numerosi aspetti di titolare iniziale di disponibilità al parametro della sana gestione finanziaria, così come previsto dal comma 168 articolo 1 della legge. Verbale numero 68, seduta dal 4/12/2012, approvazione del regolamento comunale per la disciplina del referendum. Verbale numero 69 del 4/12/2012, decreto legislativo 167, quadro 2000, articolo 53, successive modifiche. Che non rispondo al telefono. Passiamo alla votazione per la promozione del presidente del Bari, che per quanto sia seduto, per scontrare si alza. Roberto. Passiamo al secondo punto della giornata, interrogazione, interpellanze e comunicazione. C'è una risposta della dottoressa Giuliani sulla questione del richiesto scontro sulle dimissioni dei due segretari delle due commissioni. Sono mandato la quarta e la seconda, dove si era dimesso con Misuli e Bordier. Sono stati sostituiti con il dottore Blundo, con Materrato e con il giovane Di Natale. Di Natale per la quarta commissione e il dottore Blundo per la seconda. Presidente, poi in merito a questo qua voglio fare una. E lo faccio subito. Dottoressa Venditti, che devo con lei, devo fare una domanda. Io sono vicepresidente della seconda commissione. Lei come seconda commissione ha nominato il dottore Brunto, significa che è responsabile finanziario. Secondo lei le pare normale che io, commissione di controllo, devo fare il segretario, me lo deve fare il dottore Brunto, che è il responsabile finanziario. Significa controllato e controllare, e controllore. Quindi le chiedo che lei nomini un altro segretario, perché c'è incompatibilità. Ma i segretari non hanno, diciamo, capacità deliberativa, sono soltanto dei meri assistenti alla verbalizzazione, quindi non dovrebbe esserci incompatibilità per quanto riguarda la normativa di legge. Se è una sua, diciamo, richiesta personale motivata da un'esigenza sua personale, è un altro problema. Però incompatibilità per legge non esiste, perché il segretario non esprime giudizi sulle decisioni e non è componente. Lo è stato, mi sembra, in passato, il dottor Blundo. Io le chiedo se è possibile cortesemente poter cambiare il segretario. Microfono. Perché veda, una volta che noi dobbiamo discutere atti inerenti al bilancio o atti finanziari, il dottore Blundo è quello che fa il bilancio del comune di Bacino, quello che stila gli altri. E io magari devo fare delle contestazioni, devo dare un'idea, non penso che
lui mi dice, ma perché, come ti dico io, perché è così, perché è così. E a questo punto, siccome c'è, secondo me c'è, si verifica il contrasto tra controllato e controllato, io le chiedo, se è possibile, di poter cambiare il segretario, perché io non ho accettato, non ho le dimissioni di questa commissione. Prego. Va bene, volevo rispondere al consigliere Luciano, se c'è veramente, come dice il consigliere Luciano, incompatibilità, non vedo come tante volte viene preparato, no? Con questi articoli, comma, viene, non lo so, se lui ha letto che c'è un'incompatibilità, forse è una cosa personale, anche insomma, se c'è qualcosa di personale con il dottor Giunto, io non lo posso sapere, perché io sono il presidente di questa commissione. Quindi se segretaria la legge, però, la legge ci dice che c'è dell'incompatibilità, si cambia, non ci sono problemi. Se c'è, però, se non c'è, è una cosa personale tra il consigliere Luciano e il dottor Giunto. Basta. La commissione è un organo, diciamo, eletto dal Consiglio proprio per un filtro, diciamo, però esprime un indirizzo politico, non tecnico. Quindi il controllore, il controllato non è assoluto, cioè è l'operato della Giunta, per cui questo conflitto non c'è perché appunto, non fa parte della Giunta, è un tecnico, anzi può essere di supporto. Quindi la richiesta che ha fatto il consigliere Luciano, diciamo, già una richiesta che ha portato, no? Presidente, in merito alle commissioni, praticamente non è stata fatta ancora la surroga dal consigliere Spadaro al consigliere Destro, quindi chiedo che il prossimo consiglio comunale, perché la commissione è monca così. Grazie. Terza commissione. No, cedo la parola a Gargano. Siamo nelle comunicazioni, solo per restare in tema, incompatibilità sì, incompatibilità no. Io chiedo al segretario di verificare, segretario, se esiste l'incompatibilità tra l'assessore Campisi e componente del revisore dei conti, dottor Paci, e se esiste l'incompatibilità di attivarsi seguendo tutte le normative vigenti affinché venga rimosso. Grazie. Signor Presidente, io chiedo l'attenzione sua e dei colleghi consiglieri di Nalla perché vorrei fare l'esegesi dell'intervento che la consigliera assessora Patrizia Rossani ha recentemente fatto in televisione, su un sito in merito al Festival Internazionale del Cinema di Frontiera, cioè in modo particolare in merito al dibattito che si è svolto in aula la settimana scorsa, e vorrei fare questa esegesi dell'intervento della consigliera Rossani perché tale intervento rappresenta, a mio modesto parere, la quintessenza del ciarpame politico, un vero e proprio modello di sciacallaggio politico e personale condotto contro una persona. Non che quell'intervento è sintomatico di una profonda deficienza di natura politica e di una infamità di bassa lega. È preciso scansi di equivoci il significato del termine deficienza. Deficienza deriva da deficit, ovvero mancanza di qualcosa. Ebbene, giudico l'intervento del consigliere assessore Rossani un intervento di deficienza politica perché manca dei più elementari presupposti della politica, quella che si fa al servizio di una comunità e non contro qualcuno, assessora, nonché della buona amministrazione, elemento su cui tornerò in seguito nelle mie conclusioni. E denuncio altresì il clima profondamente incattivito, alimentato da una tensione sociale spinta al massimo proprio dalla consigliera Rossani, la quale con tutta evidenza supplisce all'evanescenza del sindaco Bonaiuto con un clima che manifesta come la stessa sia ormai completamente ossessionata da me
dalla mia azione politica e di quella del mio partito, il Partito Democratico. E, signor Presidente, signori colleghi, mi permette di proporvi, facendo appunto l'esegesi dell'intervento dell'assessora Tossani, e quindi di controdedurre, perché la stessa in apparenza si presenta proprio in questa intervista, peraltro pagata con denaro pubblico, con un ruolo che è poliedrico, come presto vedremo, fatto di mille sfaccettature e profili che in apparenza risponderebbero nelle intenzioni della stessa ad un attacco personale contro la mia persona, ma in realtà mostrano una grave e miserabile confusione mentale. L'intervistatore pone una domanda e dice: la scoperta della fatturazione al Festival Internazionale del Cinema di Frontiera, lei oltre ad essere un bravo assessore è stato anche un bravo detective, esordisce così l'intervistatore. Allora, commento, come se ci fosse da investigare qualcosa sulla vicenda che la stessa, con il fiuto di un segugio, è andata a scovare, quando piuttosto si sarebbe dovuto visionare preventivamente tutta la documentazione del Cinecircolo e non dopo che sia trascorso oltre un anno dall'approvazione della rendicontazione. Ma se l'assessore è felice di questa azione investigativa, noi, come dire, non possiamo che essere lieti per lei, per come la stessa si bea. Allora, l'assessora esordisce con uno slogan: l'aria del cambiamento non può essere gradita in questo paese. Allora, se lei in tutta onestà rappresenta il cambiamento, io che sono un progressista convinto per struttura culturale ed appartenenza politica, mi ascrivo immediatamente fra i conservatori, guardi, perché quello che lei chiama cambiamento è in realtà un decadimento politico, amministrativo, sociale, culturale ed economico impressionante e non ha precedenti nella storia di questa città. Oggi, continua l'assessora, ho dato dimostrazione di un fatto che comunque chiunque voglia svolgere un'attività nella nostra città ha bisogno di andare al bancomat del comune di Pachino per spillare soldi cash, contanti. Ha fatto la scoperta dell'acqua calda, assessora, ma se noi è da 3 anni che denunciamo questo andazzo che proprio questo sindaco ha assunto come sistema di potere, dissanguando le casse comunali, mica sono io del resto a dare i soldi, mica il Partito Democratico o l'opposizione a dare i soldi a destra e a manca. Siete voi che avete i cordoni della borsa e li avete sempre tenuti troppo larghi per alimentare una spesa clientelare che non vi potete più permettere, perché i soldi sono finiti, anzi erano già finiti, come diciamo da 3 anni, appunto già 3 anni fa. Però, continua l'assessora, quando debbono trovarsi a parlare degli amministratori del comune, della macchina amministrativa, siamo tutti dei pochi di buono, siamo tutti delinquenti, tutti rubiamo soldi. Cos'è, assessore, una confessione? Un'ammissione di colpa per caso? Ma poi, continua, ci sono i moralisti, quelli falsi, i falsi moralisti, riconoscete, chiede, quelli che possibilmente si fregiano di avere i titoli. E io, consigliera, io dicevo, ho una laurea, ho un dottorato di ricerca, ho una borsa di ricerca biennale a Milano conseguita con pubblico concorso, ma capisco che l'invidia è una brutta bestia e le rode non possederne neanche uno di questi titoli. Torniamo alle dichiarazioni. Quindi è una Pachino bene, tutti coloro i quali sanno solo chiacchierare sotto gli alberi della piazza non mettono mai le mani in pasta, e meno male, visto che i risultati sono questi, il completo disastro economico ed amministrativo della città. Però, tornando alle dichiarazioni dell'assessora, hanno altri modi per gestire i loro interessi personali. È evidente che qui si è in preda ad una sfrenata oligofrenia, perché o dice chiaramente chi è il soggetto e quali sarebbero gli interessi personali a cui allude, o veramente siamo in pieno delirio logorroico. Tornando all'assessore, quindi
Parlare del bene comune oggi a qualcuno o a qualcuno chiederei di stare zitto, perché il bene comune non si fa sicuramente rendicontando determinati scemi, e non sono gli unici comunque, non annunciano pronto per partire con la gerresta. Mi pare fin troppo evidente che non può avercela con me, visto che io da consigliere comunale non ho mai dovuto rendicontare un centesimo al comune di Pachino, perché non ho mai fatto spendere un centesimo di denaro pubblico al comune di Pachino in viaggi, soggiorni e quant'altro. Posta questa prima cosa, caro Presidente, arriva di nuovo la domanda da parte dell'intervistatore, che dice: facciamo un piccolo riassunto, dice l'intervistatore. Il Festival Internazionale del Cinema, come ogni anno, ha preparato questa manifestazione a Marzamei. E ovviamente il comune di Pachino ha elargito un'importante somma di 40.000 euro con una delibera e mancavano all'appello 15.000 euro. Il consigliere Bruno, in difesa del Festival Internazionale, del Cinema di Frontiera ha fatto un'interpellanza al Consiglio Comunale cercando spiegazioni appunto all'amministrazione perché mancavano questi 15.000 euro. È la domanda che pone l'intervistatore. Qua voglio fare un plauso all'intervistatore perché ha centrato il nodo. Laddove l'assessora, che è in piena confusione, scambiando il festival, cioè la manifestazione, con il soggetto organizzatore, che altro, anche dal punto di vista giuridico, l'intervistatore ha capito benissimo che le due cose sono distinte e separate e che la realizzazione in questi anni del Festival Internazionale del Cinema di Frontiera ha rappresentato un potente e straordinario veicolo di promozione culturale ed economica del territorio. Quindi, non assessore, non ora c'è di diavolo, ma faccia la persona educata. Io sono educato. Quindi, non un'associazione in particolare, non il Circolo Baia delle Tortore, con cui voi avete flirtato sin dal primo giorno che avete messo piede al comune, ma il festival io ho inteso ed intendo ancora qui dentro difendere, perché la manifestazione va difesa. Mentre lei si assume specularmente il ruolo di killer della manifestazione. Questo qua voi non lo conoscete, e allora andatelo a comprare. È uno studio scientifico, scientifico, se siete in grado di leggere, l'assessora dell'Università degli Studi di Catania, il CEDO, il Centro Documentazione dell'Ateneo, ve lo racconta i saggi curati da Nello Correale, Vittorio De Vicero. Nello Correale adesso lo sa chi è Nello Correale? Lo sappiamo. Lo conosciamo bene. Bene lo conosciamo. A Roma pure lo conosco. Lo conosco pure a Roma. Allora, c'è anche un saggio di Arturo Libella sull'impatto economico e culturale del Festival Internazionale del Cinema di Frontiera, dove c'è scritto, dati alla mano, scientifici, attraverso una ricognizione puntuale dei fattori economici che l'indotto in questi anni del Festival del Cinema di Frontiera per il territorio di Pachino e Marzamei è stato di 8 milioni di euro. La Tossani risponde, l'assessora Tossani risponde, vorrei fare una precisazione. Ciò che veramente mi ha stupito, si è stupita, si è stupefatta l'assessora, è come il consigliere Bruno, di lungo corso, come esperienza politica in consiglio comunale, possa essere caduto in questa trappola. A cosa si riferisce, assessora? Quale trappola? E chi l'avrebbe ordita? Lei pensa di aver entrato in trappola? Secondo lei io sono uno che si fa trarre in trappola da lei? No, lei è bravissimo, non da me, non da me. Via, sia seria. Ma l'interpellanza l'ha fatta da altri. Assessora, ci deve rispondere. Assessora, sia seria e si occupi di amministrare, non di fare trappole. Anzi, visto che assessore all'ecologia e considerato che la città è infestata di topi, pensa a fare qualche trappola contro i topi, non contro di me. Ma torniamo al discorso dell'assessora, perché è qui che si registra il primo picco della sua confusione. Allora, dice l'assessora, riferendosi a me, no? E dice che lo ha definito l'interpellanza che avete presentato, signor Presidente, dice che lo ha definito pressoché, veramente, ripeto, una persona che non può andare a gestire o a richiedere con un'interpellanza come mai un'associazione o un ente non è stato pagato.
Ma faremmo prima di interpellare l'oracolo di Delfi piuttosto che chiederle cosa intendesse dire con questa frase, perché non si capisce. E poi parte con un panegirico moralista che mostra il primo lato dell'intervista dell'assessore, quello della maestrina della politica. Ecco le sue parole. Ricordo che il consiglio comunale e i consiglieri fanno il bene comune e non dei singoli. Quindi avrebbe quantomeno potuto chiedere in generale piuttosto che nel dettaglio. Quindi ci dovrà spiegare qual è l'interesse diretto, personale che ha il consigliere Bruno nel chiedere come mai non abbiamo erogato gli ultimi 10.000 euro a fronte di 40 che ne dovevano essere dati. 25 già pagati sulla scorta di 40.000. Assessora, premesso che io è da 3 anni che chiedo le ragioni dell'amorosità del comune su tutti i creditori dello stesso di cui venga a conoscenza. Non mi risulta questo. L'ho fatto per l'albero della vita, immediatamente da lei attaccato, l'ho fatto per i dipendenti comunali, vergognosamente presi in giro da lei, l'ho fatto per i lavoratori dell'Abusso, ma ormai conosco bene la ragione di questa amorosità. Siete cattivi pagatori. Questa è un'amministrazione che prima commissiona lavori, servizi, promette e soprattutto impegna soldi, cioè denaro pubblico, e poi tira fuori mille scuse, dei pretesti, che sono i pretesti dei cattivi pagatori per non onorare degli assunti. E la ragione è semplice, siete cattivi pagatori perché i soldi ve li siete fumati. Fatta questa premessa, sfido l'assessore, visto che mi tira pesantemente e personalmente in ballo, a dire pubblicamente quale sarebbe l'interesse diretto, personale, che io avrei con il festival, con il Cinecircolo Baia delle Tortore o qualsiasi creditore del comune di Pachino di cui ho chiesto conto. Lo dica al termine del mio intervento, ora, e la sfido a parlare, altrimenti il suo è un atteggiamento cialtrone e codardo. Ma torniamo al suo intervento. Tengo a precisare, sostiene l'assessora Tossani, signor Presidente, che anche se il Presidente di questa associazione chiede a tutti i costi questi 15.000 euro, al di là di tutto, vorrei far presente che il Comune per l'organizzazione di questo evento, l'Associazione Baia delle Tortore, dà un contributo che come termine, in quanto tale, qua sembra veramente un membro dell'Accademia della Crusca per come parla, assessore, soggetto, verbo e complemento, se no si fa fatica a comprendere allora, se lei ancora continua. Quindi contributo, prosegue l'assessora, non significa che deve in tutto e per tutto finanziare quindi questa manifestazione. Allora di che parliamo? Chiede, appunto mi chiedo io, allora di che parliamo? Innanzitutto avrebbe dovuto, continua, presentare un rendiconto di quanto gli costava l'intera manifestazione. Inoltre non abbiamo mai nessun tipo di preventivo di spesa allegata alla richiesta per un importo che non poteva essere sicuramente di 40.000 euro, altrimenti non era contributo, ma era finanziamento, quindi contributo. Quindi già questo è carente, sentenza l'assessora. E qua siamo di nuovo nella piena confusione, perché l'assessora, dall'alto della sua sapienza amministrativa, non ha ancora compreso che questi soldi, prima, glielo spiego assessora, prima sono stati impegnati con una perché non è a scuola dove era prima, dove non poteva lavorare, ma dove non lavora più. Prima questi soldi sono stati impegnati con una delibera di giunta, poi sono stati interamente liquidati dal comune senza alcun preventivo controllo e ora viene a frignare in consiglio comunale tirando direttamente me in ballo con pesanti allusioni su presunti interessi diretti e personali con il festival. Ma siamo pazzi o cosa? Appunto, di che parliamo assessore? Vede, avreste dovuto chiedere prima questi preventivi all'associazione, prima di elargire tutte le somme laude a pioggia e poi avreste dovuto controllare la congruità della spesa prima di determinare la liquidazione integrale della rendicontazione. Non venire più di un anno dopo, perché è passato più di un anno, con questo squallido teatrino di cui si è resa protagonista.
è una scansione temporale elementare, quella del prima e quella del poi, che è fondamentale però nella pubblica amministrazione. Ma capisco che siete giuri di ciò. Proseguiamo, signor Presidente. Se poi dobbiamo aggiungere che a tutto questo dei 40.000 euro troviamo sì e no il 15% di spese inerenti alla manifestazione stessa, tutto il resto sono spese che non riesco, come farà, a dimostrare non più a noi o al Consiglio Comunale, perché pare che voleva presentarsi, penso che si riferisca al Presidente del Circolo Baia delle Tortore, pare che voleva presentarsi a fare qualche passerella insieme al consigliere Bruno in Consiglio Comunale, ma ritengo che non è la sede opportuna. Assessora, qua siamo veramente caduti molto in basso. Io non ho mai fatto passerelle in vita mia, non faccio il falegname, e in tutta franchezza chi fa maldestre le passerelle è lei, che con questi ragionamenti e questi discorsi mostra a tutta la cittadinanza che lei barcolla con fa le passerelle, viste tutte le cialtronate che ha pronunciato in questa intervista e non solo in questa intervista. Riprende l'assessora. Noi abbiamo semplicemente risposto come amministrazione all'interpellanza che veramente ha lasciato basiti, perché al di là dell'importanza dell'evento, che non è sicuramente obbligatorio, che venga effettuato ogni anno da questa associazione, perché non esiste un copyright in questo senso. Qua adesso l'assessora Tossani è una messina di politica che viene esperto in diritto societario. Ma voglio capire che quale motivazione ha spinto il consigliere Bruno, se non mi accelare. Forse perché non esistono altre argomentazioni più importanti? Si chiede retoricamente, e ho ancora questo silenzio dal giorno del Consiglio Comunale da parte sia sua che mia, che del Partito Democratico, nel condannare questo genere di azioni che sono sicuramente misere, miserabili, veramente, perché ci mancava la fattura della borsa delle spese, della spesa, quella che si mette nel frigorifero, sicuramente poi il frigorifero di casa. E poi avevamo concluso. Vede, assessora, qua il tentativo di sciacallaggio politico e personale è veramente manifesto. Adesso un po' d'acqua, per favore. Il PD, ed io che lo rappresento in aula, ha sempre condannato qualsiasi uso di sforzo di fondi e si è sempre interessato al bene comune, non al comune come bene da utilizzare a proprio uso e consumo. Tant'è che la deficienza politica, nel senso di deficit, in questo caso appunto di conoscenza, dell'assessora Tossani non le ha fatto rendere conto che nel frattempo lei ha fatto l'intervista ieri, io ho presentato l'altro ieri delle interrogazioni all'amministrazione proprio sull'argomento e sono qua, guardi cara assessora. Cara, assessora, non lo sto scendendo. Ce n'è una proprio sul Festival del Cinema di Frontiera, nelle presentazioni, sul Natale 2011, Carnevale 2012, Estate 2012, lo stesso vale per il 2010-2011, poi ce n'è una sulla raccolta differenziata e una dove chiedo anche la rendicontazione dei suoi viaggi come amministratore a Palermo, quelli che ci costano 400 euro a botta. No, quelli che costano a lei invece sono quelli che ha debitato la regione. Mai addebitato. Quelli che ha debitato la regione. Lei sta dicendo questo? No, alla Corte dei Conti. Lei risponderà. Lei alla Corte dei Conti risponde. Ne risponderà. Lei sta dicendo che io ho presentato rendicontazione alla regione siciliana. No, lei ha presentato fatture, laute, fatture. Lei sta dicendo che io... Vabbè. Allora, diciamo, voglio riprendere il ragionamento. Sciocca. Sì, concludo. Mi interrompe. Allora, chiedo fortemente che si portino in aula, io lo chiedo, assessora, ha capito, io lo chiedo, non lei, che si portano tempestivamente in aula tutte le rendicontazioni sostenute sia dal Cinecircolo Baia delle Tortore che di tutte le associazioni e quant'altro in questi 3 anni hanno beneficiato della larga benevolenza economica dell'amministrazione di cui lei fa parte. Anzi, propongo la costituzione di una commissione di inchiesta sulla gestione dei fondi pubblici per manifestazioni culturali, spettacoli, eccetera. Così vediamo chi e come ha interessi vari e veri dentro e attorno al comune di Bacchino. Poi fa un'altra domanda l'intervistatore, dice che
che tutto l'incartamento è passato al commissariato di polizia di Pechino, e qua inizia una lezione di diritto costituzionale, perché l'assessora dice: sappiamo perfettamente che il commissariato di pubblica sicurezza chiaramente collabora con le istituzioni, perché è il minimo che si possa fare, tant'è, aggiungo io, che è andato più volte a prendere della documentazione, e non solo il commissariato di polizia, anche i carabinieri, la Guardia di Finanza, la Procura della Repubblica di Siracusa, la Corte dei Conti. Direi proprio che siamo di fronte ad una collaborazione a 360 gradi, assessora. Riprende l'assessora. Sappiamo perfettamente che sono presenti durante le sedute di consiglio comunale, sappiamo perfettamente, lei sa tutto perfettamente, che nel momento in cui abbiamo letto pubblicamente per la trasparenza determinati atti, è chiaro che se li hanno acquisiti vuol dire che così denare questa rendicontazione non era. Poi se il signor Pintardi può far presente che neanche il commissariato ha le competenze giuste per voler guardare eccetera eccetera, allora lei fa la gemella bella, assessora. A proposito di falsi moralisti, ma l'assessora non ha capito una cosa fondamentale. Siete voi che dovete rispondere, perché prima gli date i fondi, poi li liquidate senza controllarli, e grazie a me che ho presentato un'interpellanza per la vostra sciatteria amministrativa, si scopre, dico sempre grazie alla mia azione ispettiva, che vi sono delle perplessità più o meno oggettive sulla rendicontazione presentata dal Cinecircolo Baia delle Tortore. Altro che strappo l'assessora, è lei che con questa azione, oltre ad essere il killer della manifestazione, ha debitato le esclusive responsabilità politiche della mancata edizione, ma si è gettata la zampa sui piedi, perché è venuto fuori che non avete mai controllato la rendicontazione. Ecco perché ho presentato il PD, ben prima della sua migliaia di tante intervista contro di me, una serie di interrogazioni per conoscere nel dettaglio tutte le rendicontazioni presentate a vario titolo da chi ha organizzato manifestazioni in questi 3 anni. Concludo, salto a piedi una serie di cose e vado direttamente alle conclusioni. Anziché attaccare me, vede assessora, con squallide allusioni, dovete fare 2 cose: denunciare immediatamente il Cinecircolo Baia delle Tortole, se si ritiene, come avete fatto, come avete dato ad intendere, che sia stata falsa, che sia stata presentata una falsa fatturazione o peggio malversazione del denaro pubblico, denunciate immediatamente, altrimenti ha la coda di paglia. La seconda cosa che dovete tempestivamente fare è la revoca immediata, tempestiva, della determina dirigenziale che approva la rendicontazione completa e mette in liquidazione 40.000 euro al Cinecircolo Baia delle Tortole. Lo farete? Grazie. Se non fate né l'uno né l'altro, allora questo attacco, signor Presidente, questo attacco che ha rivolto a me l'assessora, questa pupiata che ha fatto in Consiglio Comunale e su internet è soltanto una manovra diversiva per parlare d'altro, per non parlare dei grandi, immensi problemi della nostra città, a partire dalla gravissima carenza del servizio di raccolta dei rifiuti, per proseguire alla delibera della Corte dei Conti che dichiara che il nostro comune è un ente strutturalmente deficitario, condizione a cui ci avete portato voi, e non certamente né io né il Festival Internazionale della Città. Infine, un brevissimo commento a conclusione. Questo attacco che lei ha fatto mostra solo una cosa. Questo è, a parere di popolo, il peggiore sindaco della storia di Pechino e la peggiore amministrazione della città di Pechino. E lei, mi creda, è il peggiore assessore in assoluto che sia mai passato tra questi banchi. E non è che la storia recente di Pechino abbia certamente brillato per le MDCS che l'hanno preceduta. Anziché fare dei tecnici, pensa alla monumenta che investa la città. E la sfido, io ho presentato una qua. Presenta a lei, la invito a firmare con me la richiesta di istituzione di una commissione di inchiesta di indagine. Se è vero che nessuno di voi ha dell'interesse, la invito a firmare anche lei e invito a firmare i consiglieri della maggioranza questa richiesta di convocazione di istituzione di una commissione di inchiesta di indagine da sottoporre al signor Presidente stasera stesso. Grazie, ho terminato. Io credo, colleghi consiglieri, che dovremmo fare intanto un applauso fortissimo alla espressione teatrale che ha questo consigliere comunale così erudito, che ha saputo gestare quantomeno
la capacità di non capire materialmente quali sono le vere problematiche, cioè il fatto che si è denunciato un evento gravissimo che potrà negli anni indietro andare. No, ma l'educazione purtroppo per questa persona... Tornando in bagno, devo chiedere a lei il permesso per andare in bagno, non l'ho capito. Ah, prima non mi sto parlando. Ad ogni buon conto non è al consigliere comunale Bruno che dobbiamo dare delle spiegazioni. Noi abbiamo avuto il coraggio di affidare il tutto alle forze dell'ordine, che sono penso gli organi competenti, e sicuramente il consigliere Bruno, che ringrazio perché ha avuto modo di vedere questa intervista, ha avuto modo di capire materialmente cosa significa parlare. Oggi ancora una risposta di condanna a questo evento di alto livello culturale, ma non morale, sicuramente per ciò che nel consiglio comunale precedente ho avuto modo di vedere. Lo ringrazio, noi non abbiamo, almeno noi di maggioranza, ma io consigliere comunale in quanto unica donna ritengo di non avere nessun tipo di ossessione nei confronti del consigliere Bruno, e me ne guarderei bene, me ne guarderei molto bene. Quindi non ho altro che dire che il nostro operato è iniziato e finito nel momento in cui abbiamo risposto ad un'interpellanza, e tutto ciò che adesso di cui lui potrà rispondere e sapere come si fanno le interpellanze, perché lo sa perfettamente, dovrà rispondere nelle sedi opportune. Ho già ribadito che il nostro controllo è finito nel momento in cui poi abbiamo consegnato le carte a chi di dovere. Noi non siamo un organo di controllo, ma sicuramente non facciamo rendicontazioni, non deliberiamo somme, nel senso che non andiamo a liquidarle. Quindi vorrei anche far comprendere che ognuno è col proprio mestiere, e chi ha sbagliato insieme eventualmente ad impiegati, funzionari e quant'altro pagherà, perché se avevamo la quota di paglia determinate cose non uscivano sicuramente. Le altre interpellanze del consigliere Bruno, del nostro attore, ben vengano. Siamo disposti a dare risposte ad ogni cosa che lui scriverà, perché figuriamoci. L'unica cosa che noi possiamo dire in merito è che purtroppo ancora una volta è vero che esiste un falso moralismo, perché ancora qui non ha mai pensato di condannare piuttosto che di sentirsi attaccato. Ancora questo silenzio incombe, e questo silenzio veramente fa pensare tanto, e fa pensare perché ancora una volta ci rendiamo conto come mai non si va a guardare materialmente non solo l'aspetto di una manifestazione che oggi è vero che è di grande importanza, la vediamo dai libri che non sappiamo leggere, ma io una cosa solo ho letto attraverso quel rendiconto, e si chiama frode. Grazie per l'intervento. Qualcun altro ha la parola sull'interrogazione del parlante di comunicazione? Presidente, prima di incatenare il terzo punto, considerato che prima di incatenare il terzo punto, no, volevo fare un prelievo del quarto e quinto punto e il terzo della stata concessione. Dico questo perché, dando un'occhiata, è chiaro che la maggioranza lascerà l'aula dopo fatto il terzo punto, per non incardinare e quindi discutere ed evadere la discussione sul terzo, sul quarto e quinto punto. Se così non fosse, segretario e presidente del Consiglio, spero che io mi sbagli, che il Consiglio non può evadere la discussione del quarto e quinto punto. Se non si farà stasera, è chiaro che non si farà nemmeno domani sera, no? Allora io chiedo che al segretario, a lei Presidente del Consiglio, che tutto l'atto e le proposte fatte da alcuni consiglieri, con tutto l'atto deliberativo, l'atto di giunta e il contratto di sponsorizzazione, venga mandato immediatamente alla Procura della Repubblica. Se ci sono le trattazioni, è chiaro che ne discutiamo, ne parliamo e insieme sicuramente possiamo trovare delle soluzioni. Se queste condizioni non esistono, perché si vuole mettere il bavaglio al Consiglio o soprassedere alla volontà del Consiglio, io chiedo questo, segretario e presidente. Chiaro? Ma guardi, la mia proposta è base del prelievo. Prelievo. Secondo me, anche se è stato fatto il prelievo, non
no, anzi, secondo me, se si verrà trattato nel terzo punto e l'assemblea si scioglie per il quarto e quinto punto, non è che vengono a scomparire il quarto e quinto punto. Cade il consiglio comunale, cade i numeri, domani sera sarà la stessa cosa. Sì, ma non è che l'ordine del giorno non può essere. Io volevo mettere un po' in mano avanti. No, io spero che io sbaglio. Spero che io mi sbaglio. Me lo auguro di voi. No, ma sarà portato, è troppo tardi. Tanto ringrazio per la lezione di malizia politica del consigliere Blundo, prendo atto che ha veramente molti punti davanti a me, c'è solo da imparare. Io se ritengo, a parte sono contrario alla proposta, perché posso fare già un annuncio come maggioranza, noi resteremo in aula fino all'esaurimento dell'ultimo punto. Chiediamo legittimità, e lo chiederemo nei momenti opportuni, consigliere Blundo, sulla richiesta che alcuni consiglieri fanno a riguardo di revocare una delibera di giunta con un atto di consiglio. Io questa cosa nella Repubblica Italiana non l'ho mai sentita dire e mi stupisco che vedo la sua firma in un atto del genere in cui da 20 anni di esperienza politica ci sono delle competenze che vanno sulla giunta e ci sono delle competenze che vanno al consiglio. Per quanto riguarda, ci sono stati diversi atti in cui uno può avere delle perplessità o può intravedere il reato. Quindi se uno deve avere il coraggio, a posto di stringersi e nascondersi, deve avere il coraggio di andare dalla polizia, dai carabinieri, dalla procura della Repubblica e se vede dei reati, come diceva poco fa il consigliere Bruno, va dalla polizia e denuncia il reato, se c'è. Se poi uno vuole fare solo una caccia alle streghe o vuole fare supporre qualcosa che non esiste, e allora è solamente fumo negli occhi. Siccome siamo abituati a vedere sempre fumo negli occhi, in questo caso io dico una cosa: se io intravedo nell'atto una violazione, in qualsiasi atto, una violazione che viola le leggi della Repubblica Italiana, io sono il primo ad andare dai carabinieri della polizia e dire quest'atto è illegittimo, perché secondo me c'è questo reato, punto. E faccio una denuncia e metto la mia firma e la mia faccia. Se sbaglio pago. Se indovino ho fatto un servizio alla collettività. Comunque, io ritengo che la maggioranza resterà qui in aula fino all'ultimo punto e vogliamo chiarire una volta per tutte se è legittima la richiesta senza parere tecnico di nessun ufficio, senza che ci sia una competenza della giunta che la deve levare il consiglio. Io non ho mai sentito dire una cosa del genere. È lo stesso che abbiamo votato il bilancio, al sindaco non piaceva possibilmente qualche emendamento o qualche cosa che aveva fatto il consiglio di qualche capitolo, che avvocava a sé il diritto, chiamava la giunta e faceva una delibera e cambiava quello che aveva fatto il consiglio. È una cosa che è illegale, perché è contro la legge italiana. Quindi secondo me quello che avete portato è, non dico un abuso perché non lo voteremo, non siamo ancora così incapaci da votare una proposta del genere, però lo spiegheremo il perché e quindi siamo ben felici di affrontare questo punto. Per quanto riguarda l'atto, io invito il consigliere che se lui ha sospetti, se ha avanzato qualche cosa di illegale, se vuole possiamo anche, mi può spiegare anche a me, e se mi faccio convinto io vado insieme a lui alla polizia o alla procura dove vuole andare lui e andiamo a denunciare insieme quali sono questi atti illegittimi, sempre se ci sono. Questo qui è il mio intervento, grazie. Intanto facciamo sì, perché mettiamo in moto la proposta del consigliere. No, ho le garanzie che non... Se ha le garanzie non andiamo avanti. No, Presidente, ho presentato qua la richiesta di a seguito della scelta 18 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, commissione di inchiesta e indagine. Bisogna che ci siano quattro. Guardi, quando io ho fatto l'intervento lei è andato via, quindi bisogna che ci siano quattro consiglieri comunali a firmarlo. C'è solo una firma, che è la mia. Ti invito l'assessore la consigliera Tossani a firmare. La invito anche, no, deve essere l'assessore Tossani, altrimenti ha la quota di parte. Dobbiamo fare chiarezza. Così facciamo chiarezza. Senta, consigliere, lei non è né a scuola, lei non è neanche a scuola. Lei non può solo pensare di non ascoltare, di parlare. Lei è da grandissima persona educata, si è alzato e se n'è andato. Ma guardi, quello che scrive lei onestamente che è carta strada. Non ho nessuna intenzione di fermarla. Allora ritratto il fatto che io ha parlato menzogne, nessun
di pratiche abusive. Allora gli interessi ce l'ha fortunato e lei vuole proteggere dentro questa. Affermati questa richiesta, andremo da soli e apriamo qua, se c'è il vaso di Pandora, apriamo il vaso di Pandora. Se c'è una gestione legale, verrà curata. Risponda poi delle sue situazioni, risponda lei nelle situazioni. E la firma, va chiedo bene. Che venga messa in ordine. Ma che cos'è la proposta? La leggo, il tempo che la firma. È una proposta di commissione di inchiesta. È una proposta di istituzione di una commissione di inchiesta e indagine. Sulla gestione dei rendiconti, sulle manifestazioni culturali, di spettacolo, turistiche, ricreative, eccetera, 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 nell'ultimo periodo. Anche indietro, certo, il tempo che la firma, così la regolarizziamo, 4 firme. Al Presidente del Consiglio Comunale, articolo 18, regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, commissione di inchiesta e indagine. I sottoscritti signori consiglieri comunali Roberto Bruno, Nastasi Corrado, Santo Lupe, Puget Giuseppe, visto quanto emerso in occasione dell'ultima seduta di Consiglio Comunale circa la rendicontazione presentata dal Cinecircolo Baia delle Tortole relativa all'ultima gestione del Festival Internazionale del Cinema di Frontiera, dal cui sommario esame sarebbero emerse delle incongruità con i giustificativi di spesa presentati rispetto alle finalità e alle modalità del festival in questione. Richiamato il dibattito svolto in aula in cui l'amministrazione del Consiglio Comunale si sono pronunciati nel senso di una rigorosa trasparenza della gestione delle spese per manifestazioni culturali, di spettacolo e di turismo sostenute nell'ultimo triennio, considerato fatto e questione importante procedere con la più ampia trasparenza amministrativa dell'ente, specie in un momento come quello attuale, contraddistinto da gravi sofferenze di cassa, visto l'articolo 18,5 del regolamento del Consiglio Comunale, i sottoscritti chiedono l'istituzione di una commissione di inchiesta e indagine sulle spese sostenute dall'ente nel triennio 2010-2011-2012 per tutte le manifestazioni di spettacolo, sportive, ricreative, turistiche e culturali patrocinate dall'ente, indipendentemente dall'avvenuta liquidazione o meno della rendicontazione finanziaria presentata dai soggetti organizzatori. Suddetta commissione avrà una durata di mesi 7, trascorsi i quali la commissione presenterà una relazione scritta al Consiglio Comunale con le risultanze dell'inchiesta e delle ispezioni condotte. Soddisfatto, Salvatore? C'ero solo io, pensavo che l'assessore lo firmasse. Chi sono gli altri firmatari? Stasi, Lucea e lui. 4. Un quinto dei consiglieri comunali. Ma se dovessero essere necessarie altre firme, sono sicuro che anche la maggioranza firmerebbe questa commissione. Allora a voi potremmo affermare le cose che vabbè, ma siamo alla facciamo. In accordo con la commissione richiesta si è seduto, che il contrario si alzi. Consigliere Bruno, lei deve rispondere in altre sedi delle sue personalità. Non deve rispondere più a noi. Non deve rispondere più a noi. E non c'è ancora risposto. Non ha ancora risposto. Perché ha la coda di paglia. Deve rispondere lei. Perché mi ha fatto una domanda ben precisa. E l'ho detto lei. Che motivo ha di fare una domanda ad persona e chi gliel'ha suggerita? Non c'è ancora risposto. Se avete dimostrato che avete molti scheletri nell'armadio,
altrimenti avreste approvato questa richiesta. Qualche altro consigliere intervento sul punto 2. Nessuno, passiamo al punto 2.